Chi cosa fai, amore? Otto, mangi la calendula? Eh sì. Piace la calendula. Ciao Otto! Secondo me tu mangerai anche le fragoline. Ho questa impressione, Otto. Qui ancora tutto dorme. Tace. Buongiorno a tutti, amici e amiche. Sto inquadrando i fiorellini che ho comprato questa mattina al vivaio. Non ho resistito e mi sono fermata in un garden molto piccolo che c'è vicino a casa mia, ma che effettivamente ha sempre delle cosine veramente carine. Io, ad esempio, ho trovato queste primuline che sembrano delle rose. Guardate questi tre fiori, adesso vi dico anche come si chiamano, aspettate. Il cerfoglio, guardate un po'. C'è scritto cerfoglio, io non sapevo dell'esistenza di questo fiore bellissimo. C'erano anche bianchi e rossi, rossi e rosa, viola e bianchi, erano in vari abbinamenti. Alla fine, dopo un quarto d'ora di indecisione, ho preso questi. Poi ho preso i narcisi che tanto ama Gioele e i giacinti che tanto amo io e non vedo l'ora che fioriscano. Li ho presi chiusi apposta in modo da poter godere proprio della loro fioritura. Allora, questo direi che sarà blu-viola, vedendo anche il vasetto. E questo invece direi rosa. E credetemi, da questa mattina sono già un po' sbocciati, anche perché adesso sono fuori, ma li avevo in casa. Allora, ho recuperato qualche pentolino vecchio e qualche vasetto che devo lavare e volevo sistemare un attimo i miei fiori in attesa di preparare il pane. Quindi adesso vado, poi vi faccio vedere cosa ho combinato. Tu non mangiare intanto i gerani. No, Otto. La mamma toglie le foglioline secche, tu non mangiare. Guarda, c'è un fiore. Incredibile, il geranio fiorito. Questi giorni, ma. Allora, vediamo qua. Ma questo, non so se si vede. Eccolo rotto. La mamma l'ha rotto, però qui sono degli altri boccioli, quindi tagliamo qui. Che caldo al sole, tagliamo qui. Questo geranio ormai ha 2 anni di vita e io sono molto orgogliosa di essere riuscita a salvarlo fino ad ora. Lo metto nella serra che piccolissima serra che mi ha costruito mio marito. Lo metto lì a trascorrere l'inverno e direi che funziona, almeno pare. È il secondo anno che è con me. E io ho sempre buttato i gerani a fine stagione, li ho sempre buttati nella compostiera, insomma, pensandoli come a una pianta stagionale. E invece, scusate, io devo chiamare Otto perché non lo vedo più. Otto, dove sei? Eccolo che arriva. Eccolo, bravo! Ecco, forse avete visto passare la sua codina. Questo è un geranio invece che mi ha regalato mia mamma l'anno scorso, molto strano. Particolarissimo, lo vedo conciato male, però insomma proviamo a salvarlo.
Allora mi sono detta a un certo punto, ma perché buttare i gerani che vedo persone che poi li conservano da un anno all'altro? E ho fatto questo primo tentativo l'inverno scorso e in effetti sono riuscita a salvare la pianta. Questa per esempio mi sembra messa veramente male. Adesso vediamo cosa succede. No, io poto, poi se si salva, bene. Se no, pace amen. Diciamo che almeno non l'avrò buttato a priori. Ecco, buttare a priori mi dispiace. Se poi non si salverà, pazienza. Otto, tu sta buonino. No, non si mangia otto questo. No, amore, se lo mangi tu abbiamo finito tutto. Finiti i giochi. No, 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 vai a giocare. Dov'è Seth? No. Ti fai male, Otto. Guardatelo, è tremendo. Non sta fai vedere il musino, mamma. Ti sei fatto male? Mi morsichi? Direi di no. È veramente tremendo, tipico dei cuccioli. Vabbè, adesso vado a riporre questo geranio di nuovo nella piccola serra e poi sistemo i fiorellini invece che ho preso questa mattina. Io sento già voglia di primavera, poi con questo sole sul viso, ho proprio già voglia di pensare ai fiori o ai bulbi che già stanno sbocciando. È così, pare che invece i prossimi giorni verrà molto freddo, più freddo di adesso, stiamo a vedere. Ok, qui gli ho dato una potatina, adesso vediamo cosa succederà.